Let's go, bitches! Da una parte c'è una luce rossa, da una parte una luce bianca. Quindi siamo del Monaco, la squadra del francese. Comunque, a parte le cazzate, let's go, bitches! Come avrete visto dal titolo, voglio organizzare un Ask Power, cioè voi mi potrete fare delle domande, io vi risponderò in un altro video che facciamo... Diamogli da qui alla prossima settimana, lo pubblicherò, facciamo così. Quindi qui sotto nei commenti dovrete scrivere le domande che volete farmi. Cercate ovviamente di non fare sempre la stessa domanda e spolliciate la domanda che secondo voi è migliore. Quindi guardate anche le domande degli altri giocatori, diciamo degli altri giocatori, sì. Perché dico gli altri giocatori? Le domande degli altri comunque viewers, in questo caso, supporters, non lo so come vi volete denominare, della Power Army e così via. Quindi qui sotto commentate, spolliciate le domande comunque che volete, a cui io rispondo, e cercate di fare domande non per creare bordello, per creare casino, non cercate di fare domande... per questo motivo, cioè per fare flame o queste cose, cercare di fare belle domande, perché è pure divertente andare a cercare di scoprire qualcosa di cui magari non parlo, o magari qualcosa di cui non parlo perché dico magari non interessa, e invece voi spolliciate tanto una domanda e quindi devo parlare, rimango, mi sorprendete pure a me. Quindi mi raccomando, votate qui sotto le domande dei viewers, dei supporters della Power Army. E un'altra cosa, ragazzi, molti di voi storceranno il naso secondo me per questa cosa, ma voglio trattare The Division. Voi direte, ma come vuoi trattare The Division? Perché vuoi trattare? Ragazzi, a me, se voi avete mai visto la descrizione del mio canale, ci sta scritto che io sono un giocatore di COD professionista, ma subito dopo c'è scritto che sono un amante, un fanatico degli MMO e degli RPG, cioè Massive Multiplayer Online, i giochi di massa online e dei giochi di ruolo. E diciamo che The Division raccoglie tutto questo e aggiunge pure una componente sparatutto in terza persona molto alla Ghost Recon, che è un gioco che io giocavo, ragazzi, tantissimi anni fa, prima di iniziare a giocare a Rainbow Six Vegas 1 e 2 e iniziare a fare i miei primi tornei. Quindi per me giocare a un gioco del genere è qualcosa di incredibile, perché mischia dei giochi, due tipologie di giochi che a me piacciono tantissimo, e in più mischiano dei ricordi di un gioco sempre della Ubisoft, che è Ghost Recon, che io amavo totalmente giocare online con gli amici. Quindi per questo mi piace tantissimo, per questo voglio trattarlo sul canale parallelamente a COD. Quindi non so cosa ne pensate voi, però io vi dico, è un gioco molto divertente, io con gli amici mi diverto tantissimo, e quindi spero che voi mi supportiate anche in questa scelta di non fare solo Call of Duty, perché comunque questo è un gioco che mi piace, perché non dovrei portarlo? Io devo fare ciò che mi piace, perché se faccio ciò che mi piace, sicuramente ciò che mi piace verrà fatto meglio, verrà fatto in una maniera più carina, ci passerò più tempo e quindi voi vedrete qualcosa di migliore sicuramente. Comunque, bitches, io vi saluto, ricordate di fare l'Ask Power qui sotto con i commenti, votare le domande migliori, cercate di non creare il bordello, bastardi. Ci becchiamo al prossimo video. Let's go, bitches. Se va, ci stai.